Allora, cari fratelli, abbiamo concluso la processione, adesso entreremo poi in chiesa, ci sarà i vespri per chi vuole rimanere ancora a pregare un pochino, perché ringrazieremo San Rocco per questo bel momento di festa che stiamo vivendo. Però io vi do la benedizione adesso a tutti, perché sicuramente non tutti entrerete per i vespri, che questa benedizione vi accompagni. Però prima di darvi la benedizione volevo ringraziare non soltanto il sindaco, le altre autorità del comune, il maresciallo che rappresenta la stazione dei nostri carabinieri, per la loro presenza e per quello che anche loro come istituzioni fanno perché la festa si svolga nel modo migliore. Ringraziare ancora il comitato che si sta spendendo in maniera continua, no? Senza sosta, per curare tutti gli aspetti di questa festa. Un ringraziamento però accompagnato da un grande applauso ai nostri portatori di San Rocco, che hanno portato il peso di questa vara. Molto pesante, bella questa vara che è stata fatta dagli emigrati, col concorso anche degli emigrati dell'America nel 1912, ed è una cosa preziosa che noi abbiamo nella nostra comunità, che rende ancora più bella questa bella statua del nostro San Rocco. Che cosa dire? Grazie, grazie, perché questa processione è un segno di speranza, perché abbiamo veramente pregato con il cuore. È un segno di speranza perché ci fa guardare e ci deve far guardare al tempo che verrà in maniera nuova, speriamo un tempo di normalità ormai consolidata. È una processione in cui abbiamo potuto sentire e respirare la presenza di Dio attraverso San Rocco, e che Dio allora ci accompagni con la convinzione che senza il Signore non possiamo andare da nessuna parte, ma con nel cuore il Signore, il suo amore, la sua forza, possiamo anche noi costruire qualcosa di bello per noi e per la nostra comunità. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Rocco vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Viva San Costantino Calabro, viva San Rocco! Thank you.